presentato il programma sport del Movimento 5 Stelle, l'unica forza politica che parla di sport e legalità, di lotta al doping, di creazione e implementazione di nuovi impianti sportivi. Siamo molto fieri e siamo anche fieri di aver dato una notizia importante, qualora il Movimento 5 Stelle dovesse andare al governo, avere l'incarico di governo, presenteremo al Presidente della Repubblica il nome di Domenico Fioravanti, eccellente atleta e nuotatore più premiato della storia del nuoto azzurro, come ministro dello sport del Movimento 5 Stelle. Già partiranno le critiche perché i nostri nomi dai rosiconi d'Italia vengono subito criticati, e Berlusconi dirà che ha fatto dei tempi migliori in rana rispetto a Domenico Fioravanti. Abbiamo Simone Valente, responsabile sport, Gianluca Vacca, sono parlamentari uscenti che senz'altro entreranno nuovamente a far parte della squadra parlamentare del Movimento 5 Stelle, anche il mister Zema, che ha deciso, parole sue, mister, io non metterei mai lei in bocca parole, l'ha detto lui, si è schierato e ci sostiene, e questo ci fa immensamente piacere perché per noi è una persona importante, una persona per bene. E dire qualcosa? Io sono molto emozionato perché, ma sai, non mi aspettavo un incarico così importante. Devo dire che l'emozione è tanta, però c'è anche tanta voglia di fare, tanta voglia di andare sul campo per aiutare lo sport, per aiutare i più piccoli, per permettere alle nuove generazioni di crescere con dei sani valori e con un'idea giusta di sport. E ho la fortuna di aver fatto l'atleta per tanti anni, per più di 20 anni, quindi reputo di avere delle competenze, di avere tante cose da insegnare ai più giovani, quindi sono molto orgoglioso di questo possibile incarico, un pochino spaventato perché di cose da fare ce ne sono veramente tante, però non vogliamo farne chissà quante, poche ma fatte bene, cioè cercare di migliorare il mondo dello sport che ha tanto bisogno di diversi miglioramenti. Io sono contento che il Movimento ha deciso di presentare il programma sullo sport a Pescara, dove sto attualmente, e spero che troviamo tanta gente che ci appoggia e che ci aiuta a crescere e a lavorare per il meglio del paese. Grazie. Peraltro io, insomma, devo dire che stimo molto sia mister che Domenico, perché al giorno d'oggi non è facile esporsi con il Movimento 5 Stelle, e vedo che anche nel mondo dello sport, spesso che è autoreferenziale, chiuso, dove si ha paura di esporsi, ci sono persone che lo fanno, e infatti il grande coraggio secondo me delle persone che oggi abbiamo qua accanto è questo. E forse può essere un po' anche da stimolo, no? Per gli ultimi giorni che mancano, le persone che sono nel mondo sportivo a esporsi, a aiutarci per un obiettivo che è quello che condividiamo tutti, cioè portare avanti i punti del programma sport del Movimento 5 Stelle. Infatti loro si sono esposti non perché hanno bisogno sicuramente di visibilità, ma perché credono in un progetto basato sui nostri giovani, sul riconoscimento giuridico dei laureati in scienze motorie, su una cultura di legalità che vogliamo applicare dello sport. Questa è la nostra semplicità e noi ci impegniamo fortemente a portare avanti questi principi. Salute. Sì, un saluto da Pescara, abbiamo ospitato questo bellissimo evento, importantissimo. Sport e legalità è un connubio inscindibile per noi. Non c'è cultura della legalità senza appunto cultura dello sport, che non vuol dire soltanto l'agonismo, ma proprio la cultura dello sport, a partire dal